Bentrovati, nuova puntata di Palazzo San Giacomo, questa sera focus su Scampia. Lo facciamo con il presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, salve. Da pochi giorni si è conclusa una iniziativa importante, bella, proprio nel quartiere delle Vele, famigerate Vele, no alla cocaina, un'iniziativa importante non soltanto di facciata, vero presidente? Sì, tira dritto un'iniziativa, anzi una manifestazione con la gente, con le associazioni, ma soprattutto con le istituzioni, quelle istituzioni che per molti anni sono state assenti e che insieme alla malapolitica sono tra i primi responsabili del degrado e del fallimento di un territorio, hanno messo la faccia per dire no alla droga, quindi no all'illegalità, no alla camorra, ma esempio positivo per i giovani, perché la droga vera della nostra società, ma soprattutto dei ragazzi, deve essere la cultura, l'informazione, l'aggregazione, lo stare insieme. E tant'è vero che esperti ed esempi di un nuovo modo di vivere in allegria, dello sviluppo e del benessere sono stati proprio i calciatori, gli attori, scrittori, giornalisti, professionisti, tutte quelle persone realizzate nel loro lavoro che possono essere di esempio positivo ai giovani, perché ovviamente entrare nel vicolo cieco della droga vuol dire avvicinarsi alla morte, ai pericoli, al fallimento. Invece percorrere il binario della legalità, della cultura, dello stare insieme civile, vuol dire ovviamente far parte di una società, essere protagonista e soprattutto essere parte del futuro, perché altrimenti non ci sarà sicuramente futuro con la droga o con le speculazioni degli ultimi tempi. Presidente, ogni qualvolta osserviamo le immagini delle Vele, le cosiddette Vele di Scampia, quelle che erano un progetto urbanistico che doveva essere d'avanguardia, che doveva significare il rilancio di una zona, la periferia nord di Napoli, negli anni si è trasformata in periferia del degrado. Però il fenomeno è un po' cambiato, nel senso che non si parla proprio di spaccio nel senso del termine, perché sembra quasi un fenomeno marginale, relegato insomma ai tossici di quartiere, più un qualcosa che viene fatto ad alto livello, soprattutto dopo il presidio delle forze dell'ordine. Quindi va anche detto questo, come è cambiato proprio lo spaccio della droga. Ma parliamo anche delle Vele di Scampia, nel senso di dismissione di quelle che erano questi palazzi mostri di cemento per poi riassegnare le case. Però oggi queste stesse Vele sono diventate l'unico spiraglio per chi non ha casa neanche. Sì, diciamo che un problema molto molto complesso. Se cerchiamo di spiegarlo, un problema anche complesso ai nostri telespettatori. Purtroppo effetto della malapolitica di 30 anni, di malapolitica principalmente del centrosinistra, ma anche di una falsa opposizione del centrodestra, che ha fatto vivere i cittadini in cattività, ha deturpato un territorio, perché ovviamente quando si inserisce e si fa sviluppare una bomba, io dico ecologica, del malaffare, del degrado così grande, ecco, in un vediamo questo vialone enorme, si inquina anche ovviamente tutto il circondario, si inquina quindi anche i parchi bellissimi che sono a Scampia. Devo dire che 2 anni fa, quando sono arrivato a Scampia, c'erano tra le 15 e le 20 piazze di droga, le Vele erano uno dei fortini degli spacciatori. Oggi, a 2 anni di distanza, abbiamo il grande risultato, grazie al lavoro della politica locale, quindi delle istituzioni, mio in prima persona, ma di tutti i consiglieri, degli abitanti, delle associazioni che abbiamo ogni giorno gridato, lanciato allarmi, preteso che le istituzioni si interessassero del territorio, e soprattutto grazie alle forze dell'ordine, ai poliziotti, al questore, al comandante dei carabinieri, comandante della guardia di finanza, ai magistrati che sul territorio negli ultimi 2 anni hanno fatto un grandissimo lavoro di intelligence e di prevenzione e repressione nello stesso momento. Tant'è vero, quelli che erano i cancelli che una volta servivano agli spacciatori per vendere la droga, oggi non ci sono più, sono stati abbattuti, sono state fatte opere di bonifica, arresti su arresti, è cessata la seconda faida che era cominciata sempre
per il marketing della droga, quindi risultati gloriosi e ovviamente anche dovuti alla cittadinanza da parte delle forze dell'ordine, della magistratura. Però non ci possiamo fermare al risultato positivo che oggi vede Presidente, Campia, però, senza... chiedo scusa se la interrompo un attimo, però proprio su questo fenomeno, ascoltando le voci del quartiere, gli abitanti ci dicono, ci raccontano che questa presenza delle forze dell'ordine, che è stata sacrosanta, perché sicuramente ha levato quello che è lo smercio, diciamo, immediato, no? Il via vai di passaggio, dammi la dose, ok, la compravendita, però il business a livello più elevato è rimasto, nel senso che c'è veramente un sistema, una rete proprio di spaccio molto molto importante, rivolta a professionisti, rivolta a personalità che... c'è una domanda e offerta di droga che resta, no, insomma, al di là del supermercato della droga, insomma, che vogliamo ancora dire, Scampia. Su questo bisogna fare chiarezza, no, Scampia non è più piazza di spaccio, anzi... E questo è assolutamente non è vero. Piazza di spaccio, non si spaccia più, tra l'altro non sarebbe neanche possibile. Però la criminalità esiste e continua a fare questo. La criminalità, se esiste, è nascosta, tant'è vero che non escono più, prima non usciva, 360 prima gradi. Non usciva la gente perché aveva paura, prima, cioè, non è più localizzata, prima, ecco. I cittadini non potevano rientrare in casa, dovevano chiedere il permesso. Questo è superato. Scampia, cioè non si va a Scampia per acquistare droga. Scampia ormai è liberata, abbiamo una Scampia liberata finalmente. Tuttavia esiste, però abbiamo la rete. Il problema che da Scampia ovviamente la criminalità, perfetto, che non è sparita, perfetto, si è estesa, benissimo, nei territori confinanti, quindi benissimo, la sanità, Melito, Mugnano, Marano, benissimo. Quindi abbiamo liberato Scampia. Oggi e anche ad altissimi livelli, perché poi diciamo alla fine c'è una grossa, cioè, offerta di droga. Ci vuole la stessa attenzione anche sugli altri territori, diciamo, confinanti, perché li abbiamo cacciati da Scampia e oggi loro si stanno, diciamo, espandendo nei paesi vicini. Quindi la domanda resta il problema, che esiste una forte domanda di droga. Insomma, purtroppo la droga è un prodotto che fa gola, tra virgolette, a livello internazionale. La droga non si vende solo a Scampia, certo, si vende molta più droga a Vomero, a Chiaia, no, a Milano, per dire che a Roma. Quindi Scampia era il codice mediatico, era la gogna mediatica appunto di questo fenomeno, ma non è così. Anzi, oggi è liberata, e oggi che è liberata noi abbiamo una responsabilità ancora maggiore, perché avendola liberata dal malaffare, dagli spacciatori, dalle piazze, se oggi le istituzioni non intervengono subito per sostituirsi a tutto questo sistema della inciviltà e dell'illegalità della camorra, ci ritroviamo che tra 3 mesi saremo punti a capo, anzi riprenderanno un'altra volta le loro posizioni e sarà più difficile scacciarli, perché conosceranno quali sono le forze dell'ordine e il lavoro che hanno fatto. Quindi oggi più che mai le istituzioni, dopo il gran lavoro delle forze dell'ordine, devono intervenire, c'è bisogno di buona politica affinché con la buona politica si possa ovviamente ripristinare un territorio, fare bonifiche a questo territorio, investire in cultura, legalità e quant'altro possa essere di esempio positivo per i giovani. Buona politica, ma soprattutto buona pratica. Abbiamo parlato delle strutture, delle vele, no? Per un periodo di tempo, qualche anno fa, è stato fatto... è stato fatto molto, le vele nel senso che c'è stata proprio la sostituzione abitativa, cioè le persone hanno abbandonato le vecchie qualche case, anno fa si è hanno anche abbattute, si è iniziato a costruire nuovi immobili, molti, nuovi appartamenti, qualcuno già è stato assegnato agli aventi diritto, ci sono tanti che altri palazzi poi? Che invece sono quasi ultimati e che per la solita crisi economica, ma mancanza che di fondi, quale cortocircuito non vengono, c'è una mancanza di fondi da parte del comune, per cui non vengono pagati gli ultimi lavori e il collaudo di questi immobili, e gli aventi diritto tardano nell'aver assegnato il loro immobile. Questo con un duplice pericolo: il pericolo che questi immobili ormai ultimati possono essere occupati da un momento all'altro, e quindi anziché creare decoro, anziché creare civiltà e benessere, rischiamo di creare problemi di ordine pubblico. E dall'altra parte il pericolo di questa gente che ancora è costretta a vivere in cattività nelle vele, quando di fronte si vede in cattività. Dà proprio l'immagine della prigionia. La gente a Scampia, nelle periferie di Napoli, ma anche a Napoli, le buche stradali sono per esempio un esempio di cattività. Perché ovviamente chi è costretto
per colpa della mala politica, a vivere nel pericolo, e il pericolo può essere un filo elettrico fuori posto, una buca stradale, un palazzo pericolante, l'immondizia. Questi sono i pericoli che tutti insieme sono quegli ingredienti che fanno vivere la gente in cattività e non in maniera sana, così invece come si vorrebbe in una città normale. Allora la politica si deve interrogare su questo e bisogna intervenire sulle emergenze prima ancora di fare programmi di lungo respiro o di immagine. Già Presidente, lei che ascolta il territorio soprattutto, ecco, sicuramente il giro per le vele se lo fa spesso. Io tutti i giorni passo per le vele, passo per controllare che non si peggiori più. Cosa chiede la gente? La gente chiede normalità. Noi con l'ultima manifestazione di domenica scorsa appunto abbiamo detto che non bastano le manifestazioni, abbiamo ringraziato le istituzioni che sono venute sul territorio a metterci la faccia, ma abbiamo detto che gli spot non occorrono, basta, occorre un programma, una presenza costante sul territorio, un'integrazione con la cittadinanza vera che investa sul territorio, crei sviluppo, crei lavoro, perché altrimenti si tratta sempre dei soliti spot, dei soliti manifesti pubblicitari che lasciano il tempo che trovano e non seminano nulla di buono per il futuro. Quindi il problema delle vele è un problema che va affrontato, anche se a proposito c'è una grande contraddizione. Queste nuove case che sono state costruite per gli aventi diritto sono state costruite quasi sulle vele, ai confini delle vele, per cui sarà difficile, se non costosissimo, poi abbattere queste vele senza creare pregiudizio e pericolo ai nuovi fabbricati. Quindi tutto questo però deve essere affrontato con un piano serio, gente capace, perché quello che vedo è la cosa più strana, è che come se a volte mancasse la capacità, tante belle idee, tante promesse, e poi quando si tratta di dover intervenire, di dover fare, tutti spariscono, cioè non si trova mai il responsabile, c'è un rimpallo di responsabilità, un rinvio continuo nei tempi, e questo la gente è stanca, non lo vuole più. Presidente, è inutile purtroppo fare finta di nulla, in particolare l'area nord è ancora minata da questa faida di Camorra, insomma i morti sulle strade continuano purtroppo ad esserci, ci sono delle immagini terribili rilanciate anche dai TG nazionali e internazionali, l'ultimo l'agguato nella scuola, vede gente che muore per strada, cosa fare? Purtroppo il crimine, la malavita, il male esiste da quando esiste il mondo, quindi certamente... A distanza di mesi, ecco le immagini dell'agguato che alla scuola di Scampia. A distanza di mesi posso dire naturalmente, che... Naturalmente dopo l'eco mediatico però ci sono poi, bisogna fare i conti con la realtà, poi, sì, come poi riprende la realtà. Ci sono due serie di risposte, da parte dello Stato, delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, una risposta immediata. Tant'è vero che molti sono stati arrestati e sono stati puniti per questi crimini che infangano e distruggono non solo le vite umane ma l'intera immagine della città di Napoli. Purtroppo però c'è anche l'assenza invece della politica che non sa sostituirsi rapidamente a quelle che sono le lacune e le negligenze come il terrore della malavita. Perché la politica, la buona politica, dovrebbe andare a occupare tutti quei posti dove in passato c'è stato il crimine per dare l'aspetto bello, cioè l'altra faccia della medaglia, e essere di esempio per le istituzioni, per i giovani. Invece proprio a Scampia, dove abbiamo anche tante strutture pubbliche come gli impianti sportivi, le scuole e quant'altro, che potrebbero essere d'aiuto, di sviluppo per i giovani, invece vengono abbandonati e vengono dimenticati dalla politica, dal Comune di Napoli. In quella scuola che cosa è successo dopo quell'agguato? Noi ricordiamo quei 3 cappottini il giorno dopo la strage. In quella scuola, fortunatamente dopo l'agguato c'è stata una risposta che è venuta direttamente dai bambini. La municipalità il giorno dopo l'agguato reagì immediatamente, perché organizzammo una manifestazione che era Illuminiamo le scuole, dove gli stessi bambini, ma bambini di 5, 6, 10 anni, cantando con la musica, con manifestazioni di cultura musicale, hanno dato una risposta al crimine e hanno fatto un appello allo Stato affinché si riniziasse dal giorno dopo normalmente, e quindi abbiamo riconquistato la normalità. Ma oltre alla normalità ci vuole anche l'accompagnamento delle istituzioni, che ogni giorno devono dimostrare di essere presenti e devono accompagnare i giovani nel loro futuro. È possibile che questa guerra finisca in tempi, per questa seconda faida? Noi vediamo anche l'età giovanissima, poi sia dei killer sia di quelli che poi restano vittime di questi. La guerra è un simbolo
è anche un campanello d'allarme, ma non sempre negativo. In che senso? La guerra vuol dire che anche la camorra è in crisi. Noi ci dobbiamo preoccupare molto di più quando in alcuni territori notoriamente gestiti dalla malavita non c'è la guerra, perché vuol dire che gli affari vanno a gonfie vele, qualcuno si è completamente sostituito allo Stato, alle istituzioni, alla società civile, comandano solo loro. Quando c'è la guerra vuol dire che dei meccanismi si sono rotti, ci sono dei confronti, degli scontri violenti che stanno a significare che anche la camorra è in crisi e deve trovare degli assestamenti nuovi. E in questo momento, quando la camorra è in crisi, si scontra, le istituzioni devono essere più forti e devono intervenire più duramente, più severamente, ma ovviamente con un sistema giudiziario diverso, con un sistema di protezione e di sicurezza migliore, per far sentire sicuri e tutelati i cittadini e per dare il colpo finale a una malavita che invece altrimenti prende il predominio. Importante parlare di prevenzione. L'importante è esserci, l'importante è che devono sapere che chiunque commette un crimine che a 2 metri, a 10 metri c'è lo Stato, c'è la polizia, ci sono le forze dell'ordine che saranno perseguitati, che saranno puniti. Perseguiti e perseguitati. No, proprio perseguitati proprio, non solo perseguiti, deve essere ancora più forte la concezione per questa gente. Perseguiti, ecco, è la normalità, noi dobbiamo perseguitarli. È proprio un termine che deve entrare nella testa non solo dei criminali, ma anche di chi casomai si affaccia o viene illuso o sente la campanella del soldo facile e pensa che quella sia la strada migliore da percorrere. Perché molti devono sapere che questa è la strada della morte, è una strada cieca, è una strada dove non c'è nessuna speranza di farla franca, o si muore o si viene arrestati. Quindi questo deve entrare nella mente soprattutto dei giovani, c'è bisogno di un movimento culturale, di un cambio di mentalità e bisogna capire che facendo sacrifici, lavorando, studiando, facendo una vita normale, si può mettere sempre la testa sul cuscino e vivere a lungo, a differenza invece che nella malavita dove purtroppo il pericolo o l'arresto è dietro l'angolo. Presidente, la scuola è sicuramente, come la parrocchia, la chiesa, un baluardo di legalità, ma anche un momento di crescita collettiva, non soltanto quindi che riguarda i giovani, giovanissimi, proprio della collettività. Quanto è importante anche lo sport come educazione alla vita? A Scampia la palestra Maddaloni è davvero un simbolo ormai, non parliamo proprio, oltre che in realtà è veramente un simbolo. Maddaloni fa tantissimo per questi giovani, è veramente un viatico per farli lasciare la strada, per aiutarli a abbandonare la strada, la criminalità. Su questi argomenti non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, nel senso che abbiamo le migliori scuole della città, non solo le migliori scuole, ma abbiamo il miglior corpo insegnanti, professori, presidi, dirigenti che vengono a Scampia, che restano a Scampia. Nessun professore mai chiede di essere trasferito da una scuola di Scampia altrove, quindi gente innamorata del territorio, dei ragazzi che si dedicano a queste menti, a questi giovani che sono pieni di potenzialità. E allo stesso tempo, come la scuola, anche nello sport siamo primi in tutta la città. Maddaloni è un esempio, maestro, padre, genitore di campioni olimpionici, campioni italiani. La sua palestra ovviamente, così come la scuola, sono un momento di sviluppo e anche di sottrazione di giovani leve a quella che sono, sì, i pericoli della strada. È sicuramente una chance. Sicuramente chi pratica sport ovviamente non sta in mezzo alla strada e non corre il rischio di cadere nelle mani o nelle fila della camorra, della criminalità. Quindi Maddaloni fa un grande lavoro, è l'esempio agonistico del territorio, ma come lui poi c'è l'acqua chiara, c'è l'atletica, c'è la pallacanestro, in tutti gli sport siamo primi, anche nel calcio. Noi abbiamo nella municipalità due squadre che militano in Serie D, il Campania e l'Inter Napoli, che dopo il Calcio Napoli sono le prime squadre della città di Napoli che vanno avanti con ragazzi della città di Napoli. Quindi voi la state squadra preparando anche qualcosa di bello, di artistico, vero, con Maddaloni? Sì, con Maddaloni tra qualche giorno appunto ci sarà l'inizio delle riprese del film L'oro di Scampia. L'oro di Scampia. Di Scampia, che appunto sa rappresentare la bellezza, la potenzialità, la preziosità di questo territorio e dei giovani che genera questo territorio, quindi un film senza positivo. Senza retorica, cioè nel senso proprio in maniera realistica. No, un film che parla di fatti, di risultati raggiunti nello sport
da Maddaloni, dai suoi figli e da tutti gli atleti, e quindi mette in evidenza le positività di un quartiere che spesso è stato strumentalizzato ed è stato utilizzato per fini cinematografici. Noi abbiamo detto no, io ho detto no e sono orgoglioso al film di Gomorra, perché per me beatificare la camorra, dare l'evidenza di cattivi esempi, parlare sempre male e esaltare la criminalità è la cosa più sbagliata che possa esistere, perché si creano quei fenomeni di emulazione e non si combatte veramente il male. Invece con un film di natura culturale, di natura positiva, dove si va a evidenziare il bello e il potenziale di un territorio, si dà un servizio ai giovani, si rende la giusta immagine di un territorio e si può sperare veramente in un futuro migliore, perché qualcuno vedendo il film può anche iniziare a immaginare che il protagonista di quelle storie può essere anche lui. Tanti applausi per questi progetti, ecco, per questi personaggi come Maddaloni, eppure si arriva difficilmente a fine mese, anche per pagare le bollette. Si arriva difficilmente perché poi, ecco, la crisi economica c'è, l'organizzazione della pubblica amministrazione non è perfetta. Però è difficile elemosinare anche per far quadrare i conti e poi... È difficile perché purtroppo non esiste un piano comunale, un piano dell'amministrazione, non esiste il decentramento, le municipalità non hanno la capacità neanche di far fronte a quelle che sono le spese minime o progetti che possono essere validi nel sociale e nello sport, perché non c'è quella organizzazione comunale politica che dovrebbe servire a questo, ad assistere i buoni progetti e i buoni esempi. Abbiamo uno dei peggiori risultati di quest'anno è il fallimento del progetto Campania Internapoli in Serie D, due squadre di calcio e la municipalità che l'anno prossimo saranno costrette ad andare a giocare fuori dalla municipalità. Questo se il Comune di Napoli non provvederà alla manutenzione dello stadio, perché a Scampia, a Piscinola, purtroppo lo stadio comunale da 30 anni è inagibile. E fino ad oggi, ci siano tante strutture, Presidente. Nonostante diciamo. Tante strutture, perché purtroppo la politica napoletana cosa fa? Inaugura le strutture, è brava nel tagliare i nastri e il giorno dopo le abbandona. È sempre è come una pianta che viene piantata e poi dopo non viene annaffiata. Però l'assessore Tomaselli su questo mi è sembrata abbastanza decisa, dice meglio dare in mano ai privati perché forse i privati sono più bravi. Questa è stata una mia richiesta, ho detto visto che siete incapaci, perché il Comune di Napoli si è dimostrato incapace di gestire e di assicurare la manutenzione. Però non credo che sia un problema di questa amministrazione, Presidente. No, è un problema di 30 anni. Penso che questa amministrazione anzi forse ha un po' cambiato il passo dicendo a questo punto se il privato è così bravo anche per risolvere certi problemi è bene questo non essere gelosi. È un problema che viene da 30 anni, da una malagestio di 30 anni di politica di centrosinistra, brava nel pubblicizzare ma incapace nel mantenere e nel gestire, e noi abbiamo chiesto appunto di affidare ai privati queste strutture affinché loro si facessero la manutenzione e potessero investire tenendo perlomeno la sicurezza di poter gestire un impianto negli anni. Quindi questo è possibile. Pare che la Tomaselli abbia accettato questo consiglio, c'era una delibera che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale, ma è l'unica soluzione che c'è, perché altrimenti tutti gli impianti comunali, le strutture comunali, rischiano senza decidere manutenzione e senza interventi tecnici, rischiano veramente non solo di crollare, ma sicuramente di restare chiusi per gli anni prossimi. Però diamo un segnale positivo almeno. Speriamo che, appunto, che i privati possano sostituirsi all'inerzia del Comune. Anche perché non credo che poi ci voglia tantissimo insomma, per mettere in piedi o per pulire un impianto. Insomma. Ci vuole la buona volontà, la capacità, la voglia di fare, soprattutto ci vuole la cultura, ci vuole, dobbiamo dire basta a tutta quella demagogia della politica del parlare, dobbiamo fare fatti, dobbiamo rispondere con i fatti alle esigenze della gente. E noi con questa battuta chiudiamo il nostro spazio a disposizione, ringraziamo il presidente dell'ottava municipalità che raccoglie Scampia, una città nella città. Ma non solo Scampia, dire. Chiaiano, Piscino, la Marianella. E allora e tra l'altro Chiaiano la festa della ciliegia. Agli inizi di giugno avremo la sagra della ciliegia, che è appunto l'esaltazione del prodotto naturale e della più buona ciliegia d'Italia, che viene coltivata proprio a Chiaiano. Nelle campagne e quindi faremo questa grande festa per le ciliegie di Chiaiano. E allora appuntamento con la festa della ciliegia, ne parleremo sicuramente nei nostri servizi giornalistici. Grazie Presidente Angelo Pisani, si chiude qui Palazzo San Giacomo, che torna la settimana prossima. Buonasera.